Buongiorno e ben ritrovati su You Capital 24, grazie per essere con noi nella nostra mattinata che inizia subito con una nuova intervista. Ci colleghiamo con Alessandro Aldrovandi di Strategie di Trading. Buongiorno Alessandro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi Alessandro. Mercato azionario aperto da meno di mezz'ora, stiamo vedendo in difficoltà in modo particolare il nostro FTSE MIB che sta soffrendo un po' anche lo stacco delle cedole di questa mattina. Ti chiedo un commento quindi sull'apertura di settimana dei mercati del vecchio continente. Apertura leggermente debole per quanto riguarda le borse europee, l'Italia in particolare, ma direi che non è preoccupante la negatività dell'indice FTSE MIB, in quanto è una questione prettamente tecnica dovuto allo stacco delle cedole che fanno perdere all'indice questa percentuale, ma è appunto una questione tecnica. Molto semplice da capire. In realtà hanno i future che sono quelli che vengono tradati e che vengono guardati, stanno al momento perdendo semplicemente uno 0,3% e tutto sommato sono quasi in linea con la chiusura di venerdì. E le borse europee comunque in generale si stanno comportando abbastanza bene. La scorsa settimana hanno avuto un momento è un movimento laterale in trading range dove fondamentalmente dopo una serie di minimi, in particolare il nostro FTSE MIB, un minimo molto vicino al supporto dei 33.000 punti, è rimbalzato con forza andando subito a raggiungere, guadagnando 1.000 punti, il livello 34.000 e quindi ci siamo ancora abbastanza vicini. A differenza invece di quanto non è avvenuto sulla borsa americana, dove abbiamo avuto 2 o 3 sedute fortemente negative, dove sembra essere quasi svanito l'effetto del famoso Trump trade. Comunque direi che le borse europee sono ancora impostate al rialzo, stanno tenendo bene, quindi per le prossime sedute potrebbe essere una continuazione di questo movimento rialzista e andare a superare, per quanto riguarda il FTSE MIB in particolare, la soglia di 34.000 punti. Quindi c'è positività, le borse stanno tenendo, ecco, fondamentalmente non c'è nessuna caduta, insomma, sono forti e resilienti. Alessandro, guardando la top 4 dei titoli migliori, quest'oggi all'interno del nostro indice italiano spicca sicuramente il settore bancario, perché al primo posto c'è Banca BPM, subito dopo BiperBanca, Monte dei Paschi di Siena e Mediolanum. Tra l'altro Banco BPM ha un rialzo di più di 2 punti percentuali, al 2,5. Cosa sta spingendo il settore quest'oggi? Beh, in particolare Banco BPM ha diverse, diciamo, ci sono diverse motivazioni affinché cresca. Innanzitutto una trimestrale eccellente, record, poi un'OPA molto ben gradita dagli operatori di mercato sulla società di gestione Anima e poi una non più così negato interesse nei confronti del Monte dei Paschi di Siena che Banco BPM ha comperato una quota del 5% più il 3% posseduto da Anima che a sua volta adesso è posseduto da Banco BPM, insomma un interessamento di quote societarie di banca MPS del Monte dei Paschi di Siena e quindi il mercato diciamo che sta in un certo senso ipotizzando una fusione fra le due banche, quindi il discorso del risico bancario che solitamente interessa un indice italiano e FTSE MIB così bancocentrico. Quindi Banco BPM sta salendo per questi motivi e su dei massimi importanti, continua a batterli ogni seduta e traina al rialzo anche altre banche similari come Banco BPR e come Intesa San Paolo, anche Unicredit e anche Unipol, anch'essa sempre attraverso Banca BPR e Banca Popolare di Sondrio è sempre interessata al risico bancario. Quindi bolle in pentola qualcosa all'interno del settore bancario e quindi c'è una corsa al rialzo di questi titoli.
Grazie Alessandro. Volevo passare per qualche istante al mercato americano, ancora presto, adesso aspetteremo le 15:30 per l'apertura di quest'oggi, però poco fa nell'analisi generale hai citato il Trump trade, quindi l'effetto su valutari, azionari, anche sui treasury che abbiamo visto subito dopo l'elezione di Donald Trump. Dicevi, se non sbaglio, Alessandro, che insomma, secondo te è già finito, potrebbe essere già finita questa positività per tutti e tre, insomma, i settori? No, finito ancora no, non direi, direi che è momentaneamente, diciamo, affievolito, quello sì, nel senso che effettivamente questo famoso Trump trade, i mercati è fortemente al rialzo, dollaro fortemente al rialzo, effettivamente poi ha portato i mercati anche da un punto di vista grafico sui massimi storici. In modo particolare sia lo Standard & Poor's che il Nasdaq, che poi risultano essere anche un eccesso di mercato, un eccesso di euforia che avevano bisogno di un ritracciamento. Ritracciamento che giovedì e venerdì, con 2 giornate fortemente negative su questi due mercati, Standard & Poor's e Nasdaq, effettivamente ha dimezzato i guadagni del Trump trade, quello sì. Però diciamo che c'è ancora tutto il Trump trade, nel senso che comunque le borse rispetto ai supporti di inizio novembre sono salite molte e ci troviamo comunque su livelli molto, molto alti. Direi che comunque il ritracciamento c'è stato, era doveroso, era fisiologico, ma da oggi già le cose cambiano perché sono tornati. E siamo tornati su dei nuovi supporti che una volta erano resistenze per regola di analisi tecnica, tutto ciò che prima era resistenza poi diventa supporto e si scambiano i ruoli. Per cui, diciamo, dopo il Trump trade c'è stato questo ritracciamento, ma ora i mercati, dopo lo scivolone della fine della scorsa settimana, sono pronti per impostarsi al rialzo e già i future sulla borsa americana questa mattina danno indicazioni positive per quanto riguarda l'apertura del pomeriggio. Perfetto, Alessandro, un'ultima domanda prima di salutarci. Volevo capire all'interno del nostro indice italiano se stavi monitorando qualcosa in questi giorni, insomma, per questa settimana. Beh, sì, io avevo titoli bancari, io sono a favore del titolo Banco BPR che diciamo segue a ruota Banco BPM, come detto prima, quindi sono affezionato a questo titolo, BPR Banca, e poi il titolo Campari che secondo me deve recuperare moltissimo del terreno perso nei mesi precedenti e sono sempre alla ricerca di un minimo attorno all'area 6 per comperarlo, ipotizzando che questo possa essere un punto di svolta ed un rimbalzo. Perfetto, quindi il settore bancario è sicuramente da monitorare, come abbiamo visto anche in apertura. Detto questo, Alessandro, ti ringrazio moltissimo per essere stato con noi quest'oggi. Ne approfitto per augurarti una buona settimana e ti do appuntamento a lunedì prossimo. Grazie a te Giulia, buon trading a tutti. A presto, grazie ancora. Noi invece ci fermiamo qualche istante e poi torniamo insieme sempre qui su Capital 24. A tra poco.